Ciao a tutti poracci, come promesso, visto il successo del precedente video, ritornano le guide Smash. Questa volta, se raggiungeremo i 150 like, aprirò un sondaggio per sapere su quale personaggio vorreste vedere una bella guida dedicata, con pubblicazione entro la fine della settimana prossima. Quindi, che aspettate? Smash like now, iscrivetevi se siete nuovi e buone botte! Fine! Oggi passeremo in rassegna 5 elementi fondamentali da integrare all'interno del vostro playstyle per fare il cosiddetto salto di qualità. Alcuni sono concetti basilari che però verranno approcciati dal giusto punto di vista, altri invece tecniche abbastanza avanzate che richiedono una buona padronanza dei controlli di gioco. Insomma, questo è un video adatto a tutti i livelli di giocatori e come al solito vi esorto a tempestarmi di domande qua sotto nei commenti e a fare un salto su Discord se volete iniziare a fare pratica con altri player determinati a imparare e migliorare. Come richiesto da più di un utente, iniziamo parlando delle combo. Il termine, abbreviazione di combination, generalmente si riferisce a una sequenza di attacchi che, se eseguita correttamente, non fornisce possibilità di reazione all'avversario. Questo almeno in linea teorica, perché ci sono tantissime variabili che decretano il successo o meno di una combo al di là della loro perfetta esecuzione. Fattori come grandezza e peso dell'avversario, danno e knockback e magari tentativi di DI creano di volta in volta reazioni e spostamenti differenti che possono compromettere la riuscita della catena. Con True Combo invece si indicano quelle serie che non lasciano alcuna possibilità di scampo al vostro opponente, ma anche in questo caso tutto dipende ad esempio dal danno. Alcune combo saranno True solo a percentuali basse. L'idea è sempre quella di studiare e poi mettere in pratica. Prendete il vostro main e iniziate a fare un po' di ricerche sulle sue combo e le loro applicazioni. A questo punto andate in training mode e passate all'esecuzione concreta, magari rallentando la velocità di gioco per prendere confidenza con le tempistiche di input. Vi do due consigli. Disattivate subito il contatore offerto dal gioco perché non funziona. E una volta introiettate le sequenze, mi raccomando, iniziate a esercitarvi con degli avversari umani. Vi renderete conto che durante un match, e non nella comodità del training mode, le cose saranno molto diverse. Rimaniamo sempre nell'ambito delle combo, ma adesso alziamo leggermente il livello di tecnicismo e parliamo di lock. Questa è una meccanica che mette in uno stato di vulnerabilità un avversario lanciato da un colpo con sufficiente knockback per farlo volare. Prima di poter riprendere il controllo e scegliere in che modo rialzarsi, il personaggio sarà bloccato in un'animazione di rimbalzo. Colpendolo durante questa finestra di tempo avverrà il lock, che consisterà in un ulteriore rimpallo del nemico a terra, estendendo il periodo di vulnerabilità. Meccanica presente sin dai tempi di Brawl, in Ultimate è possibile eseguire un lock per due volte di fila, poi avverrà automaticamente un reset, ovvero l'avversario tornerà in piedi. Il modo più comune per eseguire un lock è tramite il jab, ovvero l'attacco neutro da terra. Tranne rarissime eccezioni come Ganondorf e Roy, tutti i personaggi sono in grado di eseguire un jab lock. Alla luce di questa potente meccanica offensiva, è chiaro che ancora più importante diventa padroneggiare una tecnica evasiva come la tech, anche conosciuta come fall break. Questa azione permette di eliminare qualsiasi tipo di lag da caduta e consiste nel premere il tasto scudo in una finestra di tempo di 11 frame prima di toccare una superficie. Il vostro personaggio si alzerà in piedi eliminando il pericolo di rimanere sdraiati. Si può teccare anche con una roll, impartendo una direzione insieme alla pressione del tasto scudo. E inoltre questa tecnica può essere utilizzata su qualsiasi superficie, non solo sul terreno principale, ma anche su piattaforme e muri. Questo significa che un fall break andato a segno annullerà l'impatto devastante di uno stage spike, permettendovi di rientrare in gioco senza rimanere vittima di un rimbalzo incontrollabile. Sebbene di non semplice esecuzione, questa è una di quelle tecniche che va assolutamente integrata all'interno del vostro playstyle se volete fare il salto di qualità. Attenti però, non tutti i colpi possono essere teccati. Ora parliamo del buffering, una meccanica di gioco che probabilmente già conoscete, ma su cui non vi siete fermati più di tanto a riflettere. Per buffer si intende dare degli input per un'azione mentre la precedente è ancora in corso. Il gioco registrerà la pressione dei tasti ed eseguirà la seconda mossa appena la prima sarà finita. Immaginatela come una sorta di coda che si viene a formare, dove ogni attacco eseguito lascia il posto al successivo che era in attesa di essere compiuto. Il vantaggio del buffering è quello di garantire l'esecuzione di due mosse in successione senza che ci siano frame di pausa tra di esse.
situazioni difficilmente replicabili a tavolino in condizioni normali. Buffer è attivabile negli ultimi 9 frame della prima animazione e si possono tenere anche premuti i tasti durante tutta la fine di questa. Un esempio pratico: mentre si atterra in seguito a una recovery con l'app B, bufferando i comandi di una qualsiasi smash e tenendoli premuti, questa verrà eseguita appena terminato landing lag dell'atterraggio. E per finire, un'applicazione specifica del buffer che solo recentemente è stata scoperta. È infatti possibile bufferare anche i footstool, ovvero i salti in testa all'avversario. Beh, dopo un double jump, premere nuovamente l'input del salto a 7 frame di distanza dal contatto con la testa dell'avversario manderà in buffer automaticamente il footstool. Questo significa che potrete premere ripetutamente il tasto salto mentre vi approcciate al nemico per essere sicuri di eseguire il Phantom Footstool, tutto senza alcun tipo di penalità. Ancora più interessante è il fatto che con il tap jump attivato, ovvero il salto rapido, basterà tenere premuta la levetta analogica verso l'alto, senza il bisogno di rispettare i 7 frame. Quella del Phantom Footstool è una tecnica così nuova che i pro player devono ancora riuscire a sfruttarne appieno le potenzialità, ma sono sicuro che ben presto inizieremo a vederla applicata in contesti creativi e impressionanti. Bene, direi che è giunto il momento di iniziare a fare un po' di pratica. A 150 like partirà il sondaggio sulla prossima guida. Nel frattempo vi aspetto nei commenti, dove risponderò volentieri alle vostre domande. Ovviamente, se avete bisogno di una mano per migliorare, passate sul server Discord dei Poracci, dove tra tornei live e stanze training troverete tantissimi altri utenti disposti a fare pratica. Vi lascio qua sotto in descrizione tutti i link necessari e, come direbbe qualcuno, smash like now e iscrivetevi al canale. Io sono il Poro Michele, dal Buffering. Ciao!